Ci vorranno mesi e anni per contare i danni del coronavirus in ogni settore. In ambito sanitario, con pressoché tutte le attività sospese per settimane e settimane, i malati oncologici sono tra i più colpiti. Secondo uno studio dell'University College di Londra e del DataCan, le presenze in chemioterapia si sono ridotte del 60% e le segnalazioni di tumori con diagnosi precoce sono calate del 76% nel Regno Unito. La previsione è che si conteranno 18.000 morti in più per cancro. Ai pazienti è stato detto di tutelare il Servizio Sanitario Nazionale e quindi hanno alcuni sintomi che alla fine hanno reputato non gravi. Stanno proteggendo il Servizio Sanitario Nazionale e poi hanno anche il terrore di sottoporsi a un intervento chirurgico o di essere inviati in ospedale e temono, non a torto, che i nosocomi siano i luoghi in cui vi è una maggiore incidenza di infezione. In Gran Bretagna il Servizio Sanitario Nazionale ha mantenuto interventi chirurgici contro il cancro, ma la maggior parte dei medici è stata ricollocata nei reparti coronavirus. Quello che potrebbe succedere a breve è che una grande quantità di malati di altre patologie si riversi negli ospedali e negli ambulatori in gran numero dopo mesi di attesa. Al momento il Servizio Sanitario Nazionale sta tenendo abbastanza bene, riesce a gestire i pazienti in arrivo, ma questo perché tutti gli altri sono rimasti a casa. Gli interventi chirurgici e la diagnostica stanno ragionevolmente continuando negli ospedali nonostante tutte le sfide presenti. Ma siamo preoccupati perché sappiamo che tanti problemi devono ancora arrivare. Queste preoccupazioni sono condivise da alti funzionari della sanità. In una rara dichiarazione congiunta, il più importante oncologo britannico si è unito ad alcune delle più grandi organizzazioni benefiche per la lotta al cancro per esortare le persone che hanno un nodulo o qualsiasi altro sintomo sospetto a mettersi in contatto con il proprio medico di famiglia. Ospedali e cliniche specializzate sono ancora operativi e pronti ad aiutarli. Trent Murray in London for Euronews.